sei lì statico, qual è la gamba che ti fa male? Chi se ne frega se ti fa male? Non hai scuse in questo gruppo se ti fa male la gamba. Aia! Ogni volta che scendi devi sentire aia, perché fai qualcosa di veloce. Aia, devi sentire aia. Quando accanto a te hai una persona disabile con dei limiti fisici importanti, ma che comunque riesce ad ottenere delle prestazioni inimmaginabili. Federico. Questa lunga qua davanti a me, ti ripeto, la fai sempre così. Tu, di fianco, che hai tutto, ti rendi conto che non puoi crearti degli alibi, ti rendi conto che devi assolutamente e puoi assolutamente fare di più. Dietro ad Alberto Tomba non c'è il vuoto. La stella che più di altre risplende sulle nevi di Sestola è quella di Barbara Milani. È in pista Barbara Milani. In esterno. Un posto fisso nella nazionale femminile che partecipa alla Coppa del Mondo. E finalmente grinta, determinazione, combattività da parte di questa ragazza. E la Milani è prima. Simbolo un po' di questa tua nuova aggressività. Cosa è successo? Ho voluto attaccare con tutta la rabbia che avevo dentro ormai da parecchi anni. E domani Barbara Milani? Volevo rimanere nell'ambiente dello sci e oltre che diventare allenatrice e istruttrice ho pensato di creare un gruppo tutto mio. Molto meglio. Ricordati questa situazione, Fabio. Allora, siamo. Movimento! Molla di cazzo, molla! Mi chiamo Bruno, ho 28 anni. Sono fratello di Barbara, sono diventato maestro di sci nel 2012 per insegnare a tutti, ma non pensavo così tanto a tutti. Nel senso che all'inizio c'era gente che voleva diventare maestra, gente che voleva soltanto migliorare. Questo, vedi che qua si apre, la chiusura è data dalla piega, non è data perché sterzo. Pochi anni fa si è ampliata la cosa perché un signore che si chiama Silvio, un ex sciatore, ha avuto un ictus, lui voleva ritornare a sciare. Lui in primis e poi subito dopo, grazie a lui, altre due persone disabili mi hanno contattato e sono venute a sciare con noi. Eccolo qua, ragazzi. Io ho avuto un incidente circa 20 anni fa, non ho mai avuto la possibilità e la fortuna di sciare in piedi. Mi sono ritrovato in questa realtà quasi per caso. Subito, dai! La passione per lo sci mi ha portato fino qua a conoscere Into the White, un gruppo unico di ragazzi disabili e tra virgolette ragazzi normali, normodotati, che va oltre lo sport, ci scambiamo le nostre paure, le nostre sensazioni, i nostri obiettivi, la nostra voglia di arrivare. È tutta unione, noi sciamo in modo diverso, ma insieme riusciamo a scambiarci idee, consigli. Non un cazzo, cioè la neve è quella che è oggi, ti mette in difficoltà bene, così diventi ancora più bravo. La cosa all'inizio mi spaventava abbastanza, perché mettere persone disabili all'interno di un gruppo di persone normodotate mi spaventava abbastanza, ma poi, passato il primo scoglio di capire come rapportarsi con le persone disabili, e ho capito che bastava solo rapportarsi esattamente come con le persone abili, cioè bisognava essere se stessi, la cosa è andata benissimo. Più diventa una parte di te e più la superi. Se tu invece stai sotto la soglia di paura, se stai sotto la soglia di paura non migliori mai. Devi avere paura, ogni curva che fai, oddio!
sono Giuseppe Filippin, sono di Brescia, ho 48 anni e sono appassionato di sci. Io ho una tetraparesi spastica dalla nascita. Io ho abbastanza difficoltà a camminare, è difficile fare le scale, muovermi. Gli anni giovanili per me sciare era impossibile, nel senso che non conoscevo che esistessero ausili o cose di questo genere. E nel 2016 ho conosciuto la Barbara Milani e questo gruppo Into the White, e con lei ho avuto dei miglioramenti incredibili. Bravo Beppe! Subito reagisci e fermati! Bravissimo! Adesso non è improntato sulle persone disabili, non è improntato su niente, se non lo star bene, sul migliorare. Siamo una famiglia, siamo qua per divertirci, per migliorare, e i risultati ci sono e ci sono anche nei nostri confronti. Siamo cresciuti tantissimo a livello umano. La disabilità insegna alle persone abili. In tantissime situazioni, mi faccio sempre l'esempio di quando c'è poca visibilità e accanto a te hai una non vedente, le persone non possono crearsi alibi, non possono dire oggi non riesco a sciare perché non vedo, perché di fianco a te hai una persona non vedente che ti insegna che lo puoi fare. Stavolta un ritmo un po' più blando. Vieni verso di me, vieni, facciamo un leggero gate a sinistra. Io mi chiamo Giulia, ho 24 anni, ho conosciuto la Babi e il suo bellissimo gruppo un annetto fa in occasione di un corso guide sci per non vedenti e veramente ho scoperto una realtà meravigliosa dove sia le persone disabili sia i normodotati riescono a convivere insieme, anzi a arricchire gli uni gli altri, perché ci si confronta costantemente. E la Babi e Bruno sono i primi a favorire, secondo me, questo confronto in maniera molto positiva. Guarda la Giulia se non avesse il bastone attaccato alla neve non saprebbe come mettere le spalle, quindi deve essere da esempio da tutti, capito? Il discorso del bastone che sfrega viene perché a una persona come lei che è cieca ne ha bisogno per capire quanto essere parallelo per Dio. Nella velocità, se prendi velocità, tu devi dargliela, non devi subirla, tu devi non impressionarti e rimanere indietro col corpo e non fare niente. Tu se prendi velocità devi andarci sotto con velocità in questo senso qua e con la gamba così, ok? Attenzione perché è verso sinistra, devi accelerare. Ogni disabilità ha la sua storia e quindi delle strategie di insegnamento diverse che poi applico con le persone normodotate. Non stare a dormire neanche un centesimo di secondo, vai. Lo stabilizzatore esterno lo devono tenere a contatto col terreno per avere le spalle attaccate al terreno, ok? È tutto uguale, non è che avete delle tecniche diverse. La spalla è l'equilibrio. Se io salto così, ce la faccio. Sono Mattia, ho 23 anni, ho cominciato a sciare con la Barbie, To The White, più o meno 4 anni fa. Io sono fondamentalmente un fifone sugli sci, uno che insomma ci mette un po' prima di provare le cose, ha timore. E vedere persone cieche, persone comunque in carrozzina che scendono con così tanta abilità mi ha dato tanto, perché ho iniziato a pensare che se magari ci riescono loro, allora posso farlo anch'io, e mi ha tolto tutte le scuse, come dice sempre anche Babi. Poi quando hai una scusa poi magari pensi a Beppe, Danilo, Alessio, insomma la Giulia, e dopo cambia tutto, dopo non hai più scuse, ti cali e ci provi perché hai il dovere, se vogliamo, morale di farlo. Testa! Bellissimo! Bellissimo, non fai una piega perché riesci a portarlo via bene, ma proprio delle belle curve, carvate, fatte bene, cavolo, bellissimo! Quindi ti devi mettere nella testa che è fattibile anche con lo sci da gigante in un gigante. Ci hanno insegnato a insegnare i disabili e io non pensavo proprio, io questa strada qua non la prenderò mai.
paura, anzi disagio. Adesso non mollerei per niente al mondo questi miei ragazzi. È difficile trasmettere a parole quello che facciamo tutti i giorni, perché vedere da una persona che è già in difficoltà, noi purtroppo lo mettiamo un pochino più in difficoltà perché lo facciamo uscire da quello che è il suo stato di comfort, chiamiamolo così, però migliora, prende paura, però migliora, si diverte. Into the Wild è uno spazio incredibilmente aperto a tutti, abili, disabili, vecchietti, persone di tutte le età, dove non c'è nessuna rivalità tra noi, siamo insieme tutti, e tra l'altro sciare con i ragazzi che hanno disabilità ti dà una forza e una motivazione incredibile, perché li vedi fare delle cose impensabili, veramente sono bravissimi, e Barbara li segue in modo del tutto particolare. Ho capito che mettere tutti insieme poteva essere un modo di crescere, e un modo di crescere tutti insieme è anche me stessa. E il fatto comunque di non avere una distinzione, ma sciamo tutti insieme, facciamo lo stesso tracciato. È tutta unione, noi sciamo in modo diverso, ma insieme riusciamo a scambiarci idee, consigli. È uno sport che riesce a trasmettermi delle emozioni fortissime. Io lo vivo un po' come una sorta di danza. Quello che trasmette a me è questa sensazione di libertà in mezzo alla natura. So che comunque non è facile perché nello sci si è in due, quindi sei tu con la tua guida, sei un tutt'uno, e bisogna cercare una sintonia proprio, cercare di entrare, di diventare una persona sola. Per me lo sci è una rivincita, diciamo, nei confronti di una presunta sfortuna che ho avuto. Perché io tutte le volte che scio, per me è un miracolo. Quindi mi sento libero. Io quando vado in montagna e aggancio i miei sci, e non mi sento per nulla inferiore o disabile, per me è una cosa che a parole faccio anche fatica a spiegare perché mi emoziono. Ma mai potevo pensare che nello sport si potesse creare un gruppo così, così forte, così solido. Quello che mi sento di dire, soprattutto a persone tra virgolette un po' meno fortunate di me, di consigliare questo sport, di consigliare questo gruppo, di consigliare anche veramente Bruno e Barbara, ma veramente li possono aiutare a reagire a qualcosa di veramente traumatico, dove chissà, o per destino o quale sorte, siamo tenuti a combattere ogni giorno. Questa energia speciale è quella che mi dà la carica per andare avanti, per avere magari dei progetti nuovi, sempre, sempre diversi, per poter portare a sciare e a vivere, come dicevo, la montagna a più persone, e farlo con questo spirito. Quindi vi aspetto, il mio motto è lo sci è per tutti.